Il 22 aprile è la giornata mondiale della Terra, l'occasione ideale per parlare del nostro pianeta e della sua storia. Il 7 dicembre del 1972 fu scattato dagli astronauti dell'Apollo 17, che si trovavano a 45.000 km da casa, una delle fotografie più importanti e celebri della storia dell'umanità, la Blue Marble, la biglia blu. Per la prima volta e a colori veniva ritratto il nostro pianeta in tutto il suo splendore. Un punto di vista inedito che speriamo ci aiuti a comprenderne la storia e il valore. Come disse infatti l'astronomo seicentesco Christian Huygens, guardare la Terra da lontano ci dovrebbe aiutare a capire cos'è il nostro pianeta e come dobbiamo considerarlo. È indubbiamente vero, perché vivere in un posto non significa affatto conoscerlo veramente. Immaginate di perdere la memoria e di dimenticarvi il vostro compleanno o peggio tutta la vostra esistenza. Potreste ancora dire di conoscervi? La memoria, e dunque la storia, sono strumenti fondamentali per conoscere e capire anche il nostro pianeta. Pensate che per scoprire il suo compleanno ci abbiamo messo diversi secoli. Nel Cinquecento il testo di riferimento per studiare la Terra era ancora la Bibbia. Athanasius Kircher, eclettico gesuita, studiò a fondo i testi biblici per capire la forma e le caratteristiche dell'arca di Noè, mentre l'arcivescovo anglicano James Husser, lavorando sui testi sacri, dimostrò che la Terra era nata nel 4004 a.C., precisamente il 23 ottobre, mentre il diluvio universale era avvenuto nel 2348 e il Messia era giunto sulla Terra 4000 anni dopo la sua creazione, dunque nel 4 a.C. Per secoli abbiamo vissuto credendo che la Terra avesse meno di 6.000 anni, che fosse stata creata per noi e con noi in un tempo molto recente. Tuttavia, le scoperte biogeografiche, dunque i fossili, le specie di animali da tutto il mondo e anche le popolazioni delle Americhe che difficilmente rientravano nelle narrazioni bibliche, nonché la voglia di scoprire e sperimentare, insinuarono il dubbio che questa datazione fosse sbagliata. Sul finire del Settecento, il naturalista Georges-Louis Leclerc, conte di Buffon, ipotizzò 75.000 anni di età, mentre un secolo dopo, sul finire dell'Ottocento, Lord Kelvin parlava di poco più di 20 milioni di anni. Ci vollero ancora molti studi in discipline scientifiche assai diverse, come ad esempio la radioattività, che svelò il combustibile che utilizza il Sole, per capire che la Terra ha in realtà 4 miliardi e mezzo di anni. Ciò significa che se riducessimo l'intera vita del pianeta a un anno solare, il genere umano sarebbe comparso il 31 dicembre alle 22:30 circa. Capite? Per questa ragione sono nate discipline come l'ecologia, che unisce le scienze biologiche e umane ad altri ambiti, come ad esempio il diritto, l'economia o l'urbanistica, per conoscere e risolvere i problemi derivanti dal rapporto tra gli organismi viventi, in particolare il genere umano, e l'ambiente. Se pensate però che ambientalisti ed ecologisti abbiano a cuore solo il benessere del pianeta, vi sbagliate. Pensano infatti principalmente al bene del genere umano e soprattutto al suo futuro, perché la Terra non ha bisogno di noi, mentre noi abbiamo bisogno di una casa. Per tornare all'inizio del nostro racconto e dunque allo spazio, molti astronauti che tornano dalle loro missioni condividono un pensiero. Dallo spazio non si vedono confini. Anzi, se ne vede solo uno, sottilissimo, l'atmosfera che separa la vita dalla morte. Non dimentichiamolo.